Devo dire, ho accettato molto volentieri. Questo molto volentieri anche perché ritengo che ci sia bisogno di una riflessione critica, storico-critica, chiamiamolo così, dell'economia politica. Insomma. Perché questo sempre, ma certamente anche in questi tempi nei quali alcune certezze che sembravano così assolutamente solide, insomma, non consolidate, sono venute un po' in crisi, quindi è venuto un po' meno anche un po' la nostra fiducia nel modello, insomma, in questi modelli che ben ricordati da Nicola Scala. Quindi una riflessione storico-critica certamente si impone, non esiste un unico modello, per fortuna, insomma, c'è pluralismo in economia, ci sono vari punti di vista accanto a quello certamente importante della riflessione che poi utilizza l'econometria, che si basa su modelli esperativi razionali, eccetera, c'è la behavioral economics, cioè la riflessione neo-austriaca, ci sono veramente altri filoni. Ecco, quindi io credo che proprio ora, cioè in questo momento anche di crisi economica e forse anche crisi di valori, insomma, ci sia bisogno di una riflessione critica sulle categorie economiche. E la chiamo riflessione storico-critica, attenzione, perché il metodo storico non è il fatto che si parli di Smith piuttosto che di Friedman o di Lucas o di Sarge. Il metodo è esattamente un metodo. Quando noi analizziamo il pensiero di Sarge come quello di Smith, dobbiamo cercare di contestualizzarlo, di individuare quelli che sono certamente i punti di forza, vedere dall'interno il pensiero, ma anche contestualizzarlo, vedere qual è il contesto nel quale si propone questo pensiero. Questo è molto importante. Quindi in realtà si fa storia riflettendo sulla crisi dei mercati finanziari che è successa ieri e che ancora ovviamente colpisce l'economia reale. E si fa storia studiando Aristotele e poi vedremo, questo è stato anche anticipato da Moscati, in realtà le idee hanno le gambe lunghe, no? Si potrebbe dire, le idee hanno una dinamica insospettata, hanno radici veramente, quindi alcune riflessioni, per esempio riflessione Aristotele sul giusto naturalismo, insomma, alcune componenti ce le ritroviamo oggi. E naturalmente questo, diciamo, credo che sia importante, quindi andare a riflettere e andare a riflettere criticamente sull'economia, sul pensiero economico. Ecco, qui vediamo se è successo qualcosa, allora però vediamo di fare una modalità completamente. Dunque, vediamo modalità presentazione, vediamo se riusciamo, come si fa, dove imposta, questo va a impostare, tanto la presentazione è quella qua, vai, ok, allora siamo riusciti a far partire. Ecco, quindi oggi mi limiterò naturalmente il tempo limitato, per definizione il tempo è una risorsa limitata, quindi non voglio abusare della vostra pazienza, della vostra attenzione, cercheremo di focalizzare su alcuni aspetti sui quali mi piacerebbe poi avere anche i vostri interventi, le vostre impressioni. Ecco, quindi oggi ci occupiamo di Smith, non ci occupiamo di tutto Smith, già diverse cose, diciamo, le abbiamo anticipate, dico, lo scatti, il valore, eccetera. Io mi soffermerò su alcuni punti che ritengo attuali, importanti di Smith. E nel fare questo lo collocherò rapidamente, poi interrompetemi quando abbiamo raggiunto, non so bene quanto tempo abbiamo, ma quando il tempo è scaduto mi interrompete, quindi non va bene così. Ecco, è importante inserirlo nel contesto del suo tempo e vedremo che così facendo individueremo anche due categorie, due visioni, non solo dell'economia ma anche della politica economica. Allora, partiamo, ecco, vabbè, due cose su Smith, poi posso distribuire queste slide che fosse interessante. Ecco, Smith, credo tutti, insomma, sento parlare ovviamente, è certamente un pensatore centrale che si colloca nel Settecento, ecco, molto legato all'illuminismo scozzese, quindi è un pensatore scozzese, studia, si forma a Glasgow, si forma in questa università che all'epoca era meno ingessata e meno paludata di Cambridge e Oxford, che invece erano più tradizionali, più conservatrici, e tra l'altro poi
Smith, insomma, in realtà va a studiare anche a Oxford. Vediamo un puntatore che mi si mette, no? Va a studiare anche a Oxford e rimane in realtà molto deluso, perché trova che Oxford sia un ambiente conservatore, i docenti insegnano male, insomma c'è tutta una serie di riflessioni anche su come introdurre elementi di incentivazione per i docenti, insomma elementi di privato nell'università, insomma c'è una riflessione ancora molto attuale. E Smith dopo torna in Scozia e per un certo periodo fa il professore, insegna ovviamente non economia, che è ancora disciplina di là da venire, è un filosofo, insegna prima logica poi filosofia morale e pare un docente di grande capacità. Tra l'altro su biografi raccontano che insomma ancora non aveva una cattedra e per arrotondare il suo reddito teneva corsi a pagamento, cioè in sostanza insegnava corsi di letteratura, di filosofia e il pubblico, quindi al di fuori dell'università, il pubblico accorreva e lo ascoltava pagando, perché pare che fosse uno molto efficace, quindi effettivamente non era solo un scrittore notevole ma anche un efficace oratore. Ecco, poi c'è una svolta, per noi importante anche per Smith, come reddito, nel senso che a un certo momento viene chiamato a essere il precettore di un aristocratico e quindi viaggia, va in Francia. Ecco, in Francia è un momento importante perché lì entra in contatto con gli illuministi francesi, ma anche e soprattutto con i fisiocratici, che hanno questa visione liberista, fortemente liberista dell'economia, e questo è un'importanza notevole per poi l'elaborazione successiva. Cioè in sostanza non è che Smith si avvicini all'economia del periodo francese, però certamente i colloqui, i dialoghi, le conversazioni con Quesnay contarono molto nella sua nel fatto che lui, Smith, poi decide di scrivere quello che è rimasto come milestone, come pietra miliare del pensiero economico, cioè la ricchezza delle nazioni. E poi gli altri aspetti biografici interessano meno. Ecco, Smith non ha scritto, per la verità, solo la ricchezza delle nazioni, ha scritto anche un'altra importante opera intitolata Teoria dei sentimenti morali. C'è anche una questione interessante, non so se abbiamo tempo, qualcosa dirò, come collegare la riflessione filosofica di Smith tra i sentimenti morali con la ricchezza delle nazioni. Certamente Smith appunto è professore in questi anni e ci sono, quindi il professore a Glasgow, e i testi delle sue lezioni vengono trascritti da studenti, un po' come accade anche adesso, no? e vengono poi pubblicati però molto più tardi, quindi noi abbiamo anche postumo, però molto molto più tardi, i testi pubblicati di queste lezioni, cosiddette lezioni di giurisprudenza che Smith tiene a Glasgow. In realtà si occupa di vari temi che hanno a che fare con la giurisprudenza, ma anche con l'economia, con la politica economica, con l'ordinamento della società, quindi anche aspetti di provvedimenti di politica, e sono certamente molto interessanti, però sono minori rispetto all'opera centrale, e sappiamo tutti qual è l'opera appunto del 76, il titolo vero in realtà non è Ricchezza delle Nazioni, ma Indagine sulla natura, grazie alle cause della ricchezza delle nazioni, e quindi qui tra l'altro ricchezza in senso lato, non c'è ancora la differenziazione tra grandezza e flusso e grandezza e stock, qui c'è l'indagine, cioè come Smith riflette su come il reddito appunto di una nazione si formi e come possa essere incrementato, no? Perché alcune nazioni riescono a crescere e altre, ahimè, non riescono a andare avanti o addirittura vanno indietro, addirittura declinano. È una riflessione molto importante, fondamentale, insomma, nei classici, certamente il problema della crescita è un problema fondamentale. Ecco, però oggi, visto il tempo limitato, non mi soffermerei tanto su questi aspetti, cioè in fondo certamente parte del pensiero classico può essere visto come una riflessione
di medio-lungo periodo sui problemi della crescita. Guarda caso cosa sta accadendo in questi anni. Smith lo intuisce, perché quando scrive ancora sono gli albori di questo fenomeno. Cosa sta accadendo? Sta accadendo la rivoluzione industriale, cioè da lì a poco si innesterà quel processo di crescita straordinario, insomma, che, insomma, per la prima volta c'è un processo di crescita che invece interrompersi, come accadeva nel passato, che nel Medioevo c'erano momenti di crescita delle grandi città, nel Medioevo, nel 300, Firenze, insomma, un momento di sviluppo, ma poi un momento di declino. Invece si innesca, questo è un evento, diciamo, fino ad oggi, è un evento effettivamente, prima volta nella storia dell'umanità abbiamo un periodo di crescita sostenuto del prodotto e del reddito. Vedremo se questo continuerà. Comunque sia, i classici intuiscono, Smith intuisce, Riccardo ormai ha capito, perché insomma si sta muovendo tutti gli occhi, che c'è questa crescita. Non mi occupo però di questo, perché insomma, possiamo fare tutto, mi occupo di un'altra cosa, mi occupo di collocare, ecco, la riflessione di Smith nell'ambito di questo, del suo tempo, ecco, riuscitesi a vedere, in particolare quali sono i capisaldi, i riferimenti. Intanto, diciamo, quello che viene chiamato illuminismo scozzese, che ha le sue radici nel giusnaturalismo, adesso vedremo, e poi, come contrapposizione polemica, invece il mercantilismo. Ok? Quindi in realtà Smith scrive La ricchezza delle nazioni rifacendosi alla riflessione dell'illuminismo e, direi, sostanzialmente del giusnaturalismo, poi con le varianti, cioè il giusnaturalista, cioè il polemismo c'è in Scozia, c'è nel pensiero fisiocratico, sono vari percorsi del giusnaturalismo, ma certamente questo elemento è fondamentale. L'altro elemento fondamentale è la polemica contro il mercantilismo. In sostanza è un libro scritto anche per scardinare, per screditare definitivamente le tesi mercantiliste. Perché mai Smith ce l'aveva tanto col mercantilismo? In realtà perché, qui probabilmente stiamo non semplificando troppo, ma cerco un po' di farmi capire, ovviamente noi leggiamo il passato con gli occhi di oggi per definizione, no? Ma noi possiamo vedere veramente mercantilismo e giusnaturalismo nella sua versione poi del Settecento, quella fisiocratico-illuminista, come veramente due visioni contrapposte dell'economia e della società. Due visioni che per certi aspetti continuano poi fino ai giorni nostri. Potremmo chiamarle due visioni di policy, due modelli di politica economica. Qual è quella mercantilista? Adesso qui ovviamente non c'è tempo di soffermarsi più che tanto, però anche perché, come è stato giustamente detto, la categoria stessa è più una scatola, una categoria esposta, nel senso abbiamo messo insieme, si mettono insieme pensatori o in realtà operatori, sono più che altro chi erano mercantilisti, erano in realtà soprattutto mercanti, funzionari, operatori economici, che scrivevano non trattati di economia certamente, scrivevano dei pamphlet, delle opere scritte per difendere i loro interessi. Per esempio, uno famoso, un certo Thomas Moon, che era uno dei dirigenti, dei manager di più alto livello della compagnia, di una delle più grandi società per azioni dell'epoca, la Compagnia delle Indie, e lui scrive un pamphlet per difendere la compagnia, e nel fare questo elabora il modello della balance of trade multilaterale, insomma, intuisce anche il ruolo dei servizi. Ecco, però sono intuizioni economiche notevoli, ma che nascono da una riflessione molto concreta. Questi non sono quasi tutti, non sono filosofi, sono operatori economici. Ecco, però, quindi un pensiero non organico, certamente, ma che ha degli elementi in comune. E qual è l'elemento che qui oggi voglio cogliere? E soprattutto quello che domina questo pensiero è la visione fortemente statalista. Ecco, questi autori ritengono che il governo debba intervenire in modo sistematico, deve difendere gli interessi nazionali, che in sostanza il commercio si fa con la flotta, cioè sì, si fa ovviamente con i mercanti, ma deve mandare anche la flotta, le armi, mandare la flotta militare, che in sostanza i rapporti internazionali sono rapporti conflittuali. Qui c'è una visione in cui si mettono insieme statalismo, interventismo e militarismo, che poi sono cose abbastanza collegate, ahimè.
E va detto che questa visione è una visione che poi non è che finisce col Settecento, cioè questa visione che il commercio, che quando deve aprire un mercato magari deve andare anche la porta aerea, insomma, è una visione forse ancora molto attuale. D'altra parte si è parlato negli anni del Novecento, nel 30 e Novecento, di neomercantilismo. Il neomercantilismo erano quelle politiche di nuovo di chiusura dei mercati, in Italia addirittura si parla di autarchia, di chiusura totale dell'economia, si va in sostanza di nuovo a scontrarsi sul controllo delle materie prime con le armi. Ahimè, il mercantilismo è sempre attuale, se vogliamo dare giudizio di valore, purtroppo. Ecco, poi ha tutta una strumentazione complessa, no? Tra l'altro il mondo mercantilista è un mondo che sottopone l'economia a tutta una serie di un controllo farraginoso, complicato, vessatorio, no? Cioè il povero imprenditore era sottoposto a una serie di controlli di ogni genere, non poteva decidere cosa voleva fare, no, doveva essere sottoposto al controllo di tutto, del sovrano, dei funzionari che gli dicevano cosa fare, cosa non fare, cosa produrre, che prezzi fare sul mercato, eccetera. Naturalmente c'era poi qualche piccolo vantaggio, per esempio c'erano dei premi alle esportazioni, però c'era un rigido controllo di tutto quello che l'imprenditore faceva, quindi veramente una regolamentazione minuziosa, esasperante, che bloccava il mercato. E anche nel campo del lavoro, cioè non c'era solo un controllo ovviamente sulle imprese, c'era un controllo sui lavoratori. Se tu eri un lavoratore specializzato, eri un bravo artigiano che sapeva fare bene la seta, produrre tessuti di seta molto, molto particolarmente così, di pregio, non potevi, era vietato, cioè non potevi andartene, perché per esempio all'estero ti offrivano uno stipendio, una retribuzione più elevata. Assolutamente, eri vincolato, quindi c'erano dei vincoli, delle punizioni per chi cercasse di scappare, insomma. Quindi veramente un sistema oppressivo, farraginoso, che bloccava certamente lo sviluppo. E naturalmente non stupisce che la politica doganale fosse altrettanto farraginosa, per cui si vietava certe cose, quindi non potevi importare certi manufatti dall'estero, e non potevi esportare materie prime strategiche, con aspetti anche illogici, no? Perché si pretendeva di vendere senza comprare quasi nulla, insomma, cosa che ovviamente Hume, tra gli altri, mostrò essere poco logico, no? Se tu vuoi vendere, devi anche essere disposto ad acquistare. E tra l'altro i classici dimostreranno che il commercio internazionale non deve andare a vedere giorno per giorno chi ci guadagna e chi ci perde, perché nei mercantilisti c'è questa idea, no? È un gioco a somma zero, se io ci guadagno gli altri, o meglio, per impoverire gli altri devo guadagnare io, insomma, era un gioco in cui qualcuno guadagnava e qualcuno perdeva. I classici spiegano che i mercati, aprire i mercati è una cosa positiva, naturalmente, se vogliamo con tutto gradualismo, comunque è una cosa positiva. Ora, a fronte di questa visione, noi abbiamo una... qual è il termine in cui... non sulla curva dell'attenzione, ma sul... una mezz'oretta, insomma, ce la fate? No, stavo soltanto dicendo che... l'ho detto prima. Cosa? Se uno dovesse uscire prima, lì c'è il foglio per... c'è un foglio, dovete segnare che uscite prima. No, sulle... Qui siamo liberi di entrare e uscire. No, più che altro volevo capire il vincolo... Una mezz'oretta. Ecco, dicevo, a fronte di questa visione fortemente statalista, diciamo anche qua giudizio di valore, insomma, anche oppressiva, c'è una visione contrapposta che definiamo, diciamo, di giusnaturalismo. Ecco, anche qui vedete come le idee abbiano percorsi certamente lunghi, percorsi anche insospettati, insomma, noi ritroviamo alcune idee in ambiti o in periodi molto diversi, no? Quindi hanno veramente le gambe lunghe, insomma. E qui è il caso del giusnaturalismo, insomma. Noi, diciamo, il giusnaturalismo è l'idea che esistono le leggi naturali, è ancora molto importante, no? In ambito non solo di pensiero cattolico, insomma, ma anche nel diritto, insomma, una parte del diritto internazionale è basata sulle leggi del naturalismo. Pensate, quando finì la seconda guerra mondiale, il processo di Norimberga venne in parte elaborato, proprio voluto, su basi di diritto naturale. Si disse,
Va bene, questi gerarchi, questi insomma, gerarchi nazisti hanno magari formalmente hanno rispettato delle degli ordini, ma dal punto di vista del diritto naturale invece vanno puniti perché hanno violato le leggi di diritto naturale. Quindi l'idea che esista un ordinamento naturale è qualcosa molto attuale, insomma, nel dibattito anche odierno. E risale molto indietro. Ecco, di nuovo partiamo, se volete, da Aristotele. No? Aristotele è proprio il primo, insomma, adesso io voglio dire che non ci sia stato nessun altro pensatore prima di lui che mi ha parlato di diritto naturale, ma certamente è il primo che l'ha sistematizzato. E poi il pensiero di Aristotele, voi sapete, si è trasmesso nel pensiero medievale, nella scolastica, qui Tommaso d'Aquino l'ha applicato poi alla teologia cristiana. Il tomismo si rifà molto al pensiero di Aristotele, e poi c'è una variante, c'è una versione più recente, 5-600, in cui si riprende, quindi possiamo parlare di due fasi, semplificando un attimo. Una prima fase, diciamo, classico medievale, con, ovviamente con San Tommaso, che ha una dimensione teologica, insomma, certamente, e poi una fase invece moderna in cui siamo più laica, in cui si ritiene che l'ordinamento sociale possa essere studiato con la ragione e non necessariamente occorra fare ricorso alla divinità. Insomma, ovviamente il Tommaso d'Aquino, che è la base delle leggi, è ovviamente la divinità, è Dio che ha creato il mondo, che ha creato il cosmo, che ha creato la società, e visto che le leggi che guidano il cosmo e le leggi guidano il mondo. Comunque, per quanto ci siano differenziazioni tra questi pensatori, però vi sono degli aspetti comuni. Tra l'altro, guardate bene, qui trovate alcuni tra i fondatori del pensiero anche liberale. John Locke è uno dei teorici del liberalismo moderno, no? È uno dei teorici credo, alla base della famosa Glorious Revolution, quella che porta in Inghilterra a fine del Seicento a darsi un ordinamento liberale, no? Ecco, quali sono gli aspetti comuni, insomma, di questo corrente di pensiero che attraversa appunto così i millenni e che ritroviamo, che abbiamo visto come uno dei due filoni alla base della riflessione di Smith e alla base dell'impostazione di politica economica? Gli aspetti comuni sono intanto l'idea che vi sia un ordine naturale, no? Cioè che, ovvero che i fenomeni, siano essi naturali o sociali, abbiano comunque a loro base un ordine naturale, che è fondato su leggi che sono anteriori a una normazione positiva. Quindi sia il cosmo, sia la natura, sia la società hanno a loro base delle leggi. Questo ordine naturale può essere individuato, anzi, secondo Grozio, secondo Locke, va individuato col ragionamento, no? Con la ragione. La ragione ci porta a individuare le leggi naturali. Però anche il senso morale ci guida, per esempio il precetto di non uccidere è qualcosa che appunto da San Tommaso in poi si ritiene che sia qualcosa che parte anche il nostro senso morale, cioè noi riteniamo che uccidere un'altra persona sia una cosa molto grave, sia violare una legge naturale. Il precetto di non uccidere è qualcosa che fa riferimento a una legge naturale, no? Ecco, e attenzione, ecco. Quindi c'è un ordine naturale e le violazioni dell'ordine naturale hanno certamente conseguenze negative. Questo sia nella natura ma anche nella società. Cioè l'idea che l'economia, il mercato abbia delle leggi e che violare queste leggi porti risultati negativi, questo è uno certamente dei fondamenti del pensiero diciamo dai fisiocrati Adam Smith al pensiero classico, quindi è un punto centrale e possiamo dire del pensiero liberista, no? Cioè esiste un mercato, questo mercato ha delle leggi, il mercato è, sia pure con difficoltà, poi il mercato non è perfetto, ci mancherebbe, con mille difetti, però ha delle forze interne che gli consentono di recuperare se sottoposto a degli shock, no? Ecco, ci sono delle leggi quindi che garantiscono il mercato funzionale. Quando il sovrano, il re, il dittatore vuole imporre la sua volontà, fissando dei prezzi arbitrari, vietando certe cose, bloccando certi commerci, non fa altro che violare queste leggi, e quindi il risultato non può essere che negativo, perché violare le leggi
sociali, cioè leggi del mercato, leggi naturali, è qualcosa che ha conseguenze negative. E punto D, si ritiene che l'ordine, le leggi positive, quella normazione, le norme, quindi il diritto inteso nel senso proprio dell'ordinamento giuridico, ma anche la politica economica, quindi anche gli interventi del governo, debbano rispettare questo ordine naturale. Questi sono i capisaldi, certamente, del pensiero liberista, no? Cioè, certo, noi vediamo qui la radice, se vogliamo poi una radice, ovviamente, cioè, il pensiero è complesso, ma volendo cogliere la radice proprio del pensiero, dobbiamo guardare qua. Ecco, Smith che scelta fa ovviamente tra queste due visioni di politica economica, no? La visione, diciamo, la visione statalista, interventista e, ahimè, volendo, militarista, e la versione invece liberista e basata sull'ordinamento naturale. Non c'è dubbio che Smith scelga la visione naturalista fisiocratica, quindi la visione, insomma, il modello di Smith nasce appunto, pone alle sue radici proprio in questa idea giusnaturalista, questo sistema, questo sistema giusnaturalista. E proprio perché all'epoca invece era il mercantilismo che prevaleva, perché attenzione, noi stiamo parlando di un periodo nel quale è vero che queste idee giusnaturaliste stavano percorrendo il pensiero, perché vedete, si parte addirittura da Aristotele e poi con percorsi anche qui un po' carsici, per cui sembrano sparire, poi riappaiono, insomma, queste idee però continuano, ecco, però sono idee, tutto sommato, ancora minoritarie. Ciò che prevale sicuramente nel campo della politica economica è l'impostazione mercantilista, quindi Smith ha a fronte a sé un sistema mercantilista, un insieme di regole appunto farraginose che bloccano il mercato, che impediscono lo sviluppo. Uno degli obiettivi proprio di Smith quando va a scrivere le Grazie Nazioni è demolire questo sistema, quello che lui chiama il sistema mercantile, da dove poi appunto il termine mercantilismo nasce poi da quello, no? Quindi il sistema mercantile, e dedica diciamo una parte delle Grazie Nazioni, il libro quarto, i capitoli dall'1 all'8. Tra l'altro, ecco, mi diceva appunto l'amico Lottieri, cioè, poi devi dare anche qualche suggerimento di lettura, ma io vi direi, provate a leggere magari non tutti questi 8 capitoli, ma i primi 3 capitoli certamente del libro 4 di Ricchezza e Nazioni si leggono molto bene. Devo dire che non sempre è vero, cioè Smith è un grande scrittore, però ogni tanto si fa prendere la mano, quindi ci sono una serie di divagazioni anche interessanti, ma insomma, magari non come interessanti. Però qui questi 3 capitoli sono un capolavoro di ragionamento economico. Qui veramente lui demolisce tutto il sistema mercantile statalista. Non mi soffermo nei dettagli, per esempio, certamente un chiodo fisso, insomma, un pensiero fisso dei quasi. Erano un po' ipnotizzati i mercantilisti dal denaro, no? Cioè l'idea che la ricchezza consista nel denaro, che l'obiettivo sia quello di aumentare lo stock di metalli preziosi. Ecco, Smith lo demolisce. Va detto, apro una parentesi, che poi non è che ogni tanto va detto qualcosa anche a favore dei poveri mercantilisti, no? Allora, in realtà, alcuni di questi, forse, quando davano una certa attenzione al ruolo della moneta, magari aveva una visione in cui avere più moneta nel regno permetteva anche di contenere i tassi di interesse, quindi aveva anche un effetto positivo sul commercio.